Buongiorno a tutti, sono Luca Stefanutti, sono progettista di impianti e Head of Mechanical Engineering della società multinazionale Arcadis Italia. Sono anche coordinatore della piazza Impianti e Solubilità che si terrà al SAIE 2020 a Bologna. Gli impianti, se pensiamo agli uffici dove passiamo la maggior parte del nostro tempo, sono dotati nella maggior parte dei casi di impianti che provvedono non solo a garantire le condizioni di temperatura sia in estate che in inverno, ma anche a garantire la ventilazione dell'ambiente, cioè il ricambio igienico, immettendo nell'ambiente dell'aria opportunamente filtrata. Quindi da questo punto di vista possono svolgere un'azione molto positiva in quanto possono diluire tutti gli inquinanti che sono prodotti sia dalle persone presenti negli ambienti, sia per esempio dall'arredamento. Quindi da questo punto di vista svolgono una funzione molto importante per diluire il virus e quindi non hanno degli effetti negativi. Messi sul banco d'accusa perché effettivamente, al di là di questa azione positiva che abbiamo appena detto, evidentemente se nell'ambiente c'è una persona che mette delle particelle virali, l'impianto di condizionamento, se non è correttamente progettato o realizzato, può trasportare in ogni direzione queste particelle che possono andare a colpire, ripeto, anche a lunga distanza, altre persone. Teniamo presente che, generalmente gli impianti di climatizzazione prevedono dei punti di immissione dall'alto a soffitto o a parete, e in più molto spesso le postazioni di lavoro si trovano vicino a dei terminali cosiddetti fan coil che possono emettere l'aria ad alta velocità, soprattutto nelle condizioni di punta estive, quando serve raffrescare in modo molto diciamo efficace. In queste condizioni, effettivamente, l'impianto potrebbe costituire un problema. Questi impianti, per questa tipologia di edifici, centri commerciali o ristoranti, hanno delle caratteristiche diverse da quelle degli uffici, perché solitamente funzionano con un parziale ricircolo, cioè sono impianti a tutta aria, non hanno dei terminali all'interno dell'ambiente, e in questo caso il rischio, anche se molto remoto, può essere dovuto al fatto che in presenza di un virus emesso da persone nell'ambiente, questo possa essere ripreso dall'impianto e rimesso in ricircolo dall'impianto stesso di nuovo nell'ambiente. Per questo motivo le linee guida che sono state emesse da varie enti e associazioni, compreso l'Istituto Sanitario di Sanità, hanno raccomandato che il ricircolo venga chiuso, cioè gli impianti non funzionino soltanto con aria esterna presa dall'esterno, non contaminata evidentemente, proprio per diluire il virus, come dicevamo prima. Ovviamente il fatto di chiudere il ricircolo compromette la potenza dell'impianto, ma in condizioni appunto di emergenza questo è accettabile, fino a che appunto non si sarà trovata una soluzione definitiva. Quindi senza ricircolo, cioè in una condizione in cui l'impianto viene regolato in modo diverso dal solito, questi impianti non dovrebbero presentare particolari problemi. Quest'ultimo periodo naturalmente c'è stata una esplosione di offerta di impianti di depurazione di tipo cosiddetto innovativo, anche se innovativo non lo sono, parliamo di ionizzatori, ozonizzatori, filtri elettronici. In realtà, appunto, non sono sistemi nuovi, sono utilizzati da anni per la depurazione dell'aria, soprattutto per la depurazione degli odori, per l'abbattimento degli odori dai fumi, per esempio, emessi dalle cucine. Il loro effetto, la loro efficacia nei confronti del virus, dei virus e dei batteri, invece non è stata mai dimostrata in modo reale. In alcuni casi si sono dimostrati efficaci, in altri no. L'unico sistema che è considerato dagli esperti efficace nell'abbattimento dei virus è quello basato sull'uso di lampade germicide a raggi ultravioletti, raggi UVC a onde corte.
Anche in questo caso però bisogna fare attenzione al loro impiego, devono essere adottate delle precauzioni e precise indicazioni sul montaggio perché siano efficaci. Per ogni tipologia di depuratori, comprese le lampade UVC, bisogna inoltre fare molta attenzione alla produzione di ozono. Sono in genere sistemi che producono ozono, che è una sostanza benefica se rimane al di sotto di concentrazioni che sono peraltro molto basse. Quindi una precauzione è quella di verificare con i produttori di queste apparecchiature che la produzione di ozono sia bassa o addirittura nulla. Thank you.